17 giugno 1970. Allo Stadio Azteca di Città del Messico andava di scena, dinanzi ad una cornice di 102.444 spettatori, quella che sarebbe stata definita, non a caso, la partita del secolo, Italia-Germania Ovest. Il match era valido per le semifinali della Coppa del Mondo di Calcio e doveva stabilire chi avrebbe accompagnato il Brasile di Pelé nella finalissima in programma il 21 giugno. La Germania Ovest era vicecampione del mondo uscente e veniva da un cammino netto nel corso del torneo, con la vittoria del girone di qualificazione a punteggio pieno e la vendetta nei confronti degli inglesi campioni in carica ai quarti di finale, con un 3-2 rimonta maturato durante i tempi supplementari. L'Italia di Valcareggi, invece, si presentò alla kermesse iridata da campione d'Europa e, dopo aver vinto a fatica, il girone con Svezia, Uruguay e Israele con il bottino di 4 punti, frutto di una vittoria per 1-0 contro gli scandinavi firmata da Angelo Domenghini e due pareggi a reti bianche. Gli azzurri avrebbero iniziato a sbloccarsi a partire dal quarto di finale vinto per 4-1 contro il Messico padrone di casa, match che vide anche l'esordio in cabina di commento di Nando Martellini al posto di Nicolò Carosio, il quale venne sostituito a causa di un presunto episodio di razzismo nei confronti del guardaline etiope Seyuntara Khan, che aveva annullato due gol regolari all'Italia nel match contro Israele. La vigilia della fatidica semifinale venne infiammata dalle dichiarazioni del fantasista azzurro e pallone d'oro uscente Gianni Rivera, che incolpò apertamente i giornalisti del flop mondiali del 62-66. Inoltre, ad agitare il sonno dei CT Valcareggi, c'era anche la cosiddetta staffetta, che consisteva nell'avvicendamento tra Mazzola e lo stesso Rivera a cavallo dei due tempi regolamentari, cosa permessa dall'introduzione delle sostituzioni. La partita, iniziata alle ore 16 locali, vede l'Italia sbloccare il risultato dopo appena 8 minuti di gioco grazie a Roberto Boninsegna, che frega il portiere Maier con una violenta conclusione mancina alla distanza. Al termine del primo tempo, Valcareggi sostituisce Mazzola con Rivera, nonostante l'interista fosse il migliore in campo fino a quel momento. Nella ripresa l'Italia comincia a boccheggiare e i tedeschi trovano il pareggio in extremis grazie alla zampata di Schnellinger, che porta il match supplementari. Supplementari che cominciano male per gli azzurri. Un'incomprensione tra Poletti, Ciro ed Albertosi permette a Gerd Müller di trovare il vantaggio tedesco. Vantaggio che dura appena 4 minuti, perché Burnic trova l'immediato pareggio approfittando di un errato disimpegno difensivo di Held. La partita non sembra conoscere attimi di sosta, nonostante i 2200 metri di altitudine, e il primo tempo supplementare si conclude con il 3-2 azzurro firmato la diagonale di Gigi Riva. Nel secondo quarto d'ora supplementare, la Germania riuscirà a ciuffare il pari ancora con Müller, abile nello sfruttare la sponda di Seller e a beffare un Rivera troppo mole sul palo con un colpo di testa in tuffo. Un minuto dopo sarà lo stesso Rivera a suggellare il trionfo italiano con un piattone all'altezza del dischetto del rigore a spiazzare il portiere su assist di Boninsegna. La Germania prova ancora a pareggiare la partita con le ultime forze rimaste e nonostante un Beckenbauer rimasto in campo con una spalla lussata, ma il triplice fischio dell'arbitro Yamasaki premia l'Italia con il raggiungimento della finale, persa poi 4-1 contro il Brasile. Ancora oggi la partita viene ricordata con una targa commemorativa fissa sulle mura dell'impianto messicano, ma resta sempre il rammarico finale, perché poteva essere il viatico per un trionfo azzurro mondiale, che però non sarebbe mai avvenuto. Restano però immassabili le condizioni di Alex Zanardi, ex pilota di F1 di kart e in coma farmacologico presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dopo l'incidente avuto con la sua endbike lo scorso venerdì durante la manifestazione Obiettivo Tricolore. Il campione paralimpico era per le strade di Pienza quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo veicolo, invadendo la corsia opposta e scontrandosi violentemente con un camion che sopraggiungeva. Dalle dichiarazioni di Alessandro Maestrini, giornalista che era sul posto ed ha ripreso la scena, non vi sarebbe stata alcuna distrazione da parte di Zanardi. La circostanza è stata confermata anche dagli inquirenti che indagano sul fatto. Per i medici che lo stanno curando bisognerà aspettare almeno la prossima settimana per poter capire come il paziente ha reagito all'intervento chirurgico subito alla testa e alle cure ricevute. Il percorso dunque sarà ancora lungo e difficile, ma c'è da curarsi che l'atleta ne possa uscire vincitore, come già avvenuto nel 2001 in Germania durante una gara di Formula Indy, quando la sua vettura fu protagonista di un testa e coda e rimase in mezzo alla pista, venendo slanciata in due da un'altra vettura che sopraggiungeva, guidata da Alex Tagliani. In quell'occasione il pilota subì l'amputazione di entrambi gli arti inferiori e cominciò, dopo una lunga riabilitazione, una carriera da conduttore televisivo, parallelo a quella di paraciclista. L'ultima trasmissione risale al 2 giugno scorso e celebrava la festa della Repubblica. Il titolo era Non mollare mai
Questo si trasforma ora in un profetico appello al campione per poter rinascere ancora una volta, apprezzando, come ama ripetere, la vita per ciò che si ha e non per quello che si è perso. Ora il coronavirus fa meno paura, a confermarlo gli ultimi bollettini diramati. Ieri ci sono state 24 vittime, il numero più basso registrato dall'inizio della pandemia. In 16 regioni su 20 non ci sono stati decessi. Accertati 224 nuovi positivi, di cui oltre la metà in Lombardia. Proprio nella regione settentrionale il Covid sembra non allentare la morsa. La provincia di Milano si conferma la più colpita, seguono quelle di Brescia e Bergamo. Ma se l'allarme Covid sta lentamente rientrando, a destare maggiori preoccupazioni è il rincaro dei prezzi che ha colpito tutti i settori, in particolare cibo e abbigliamento. In Italia, nel mese di maggio, si sono registrati rincari per i prodotti alimentari di circa il 5-6%, un dato emerso soprattutto a Caltanissetta, Trieste, Avellino e Trapani. Si stimano maggiori spese di 145 euro per una famiglia media, 195 per una famiglia con due figli e 102 euro per un pensionato. Dal report dell'Unione Nazionale dei Consumatori emerge che le regioni con maggiori aumenti di prezzi sono la Basilicata, l'Umbria, il Lazio e la Calabria. In Europa è la Danimarca ad aver alzato nettamente il livello dei prezzi, a seguire Irlanda e Lussemburgo. Al contrario, i paesi del risparmio sono Romania per il cibo, Bulgaria per la moda, ristoranti, hotel, alcolici e tabacco, Slovacchia per i mezzi di trasporto e Polonia per l'elettronica. Il coronavirus ha colpito pesantemente il settore economico, riducendo la capacità di acquisto degli individui. Con le vacanze estive ormai alle porte, è opportuno informarsi per evitare inattese stangate.